eccomi qua, fresco fresco da Doctor Strange, 14esimo film Marvel Cinematic Universe. Premessina veloce, purtroppo è un periodo che sono un po' in down con un discorso cinema e con un discorso TV, e o non riesco a trovare nulla che mi gasi, che mi entusiasmi, oppure è un periodo che sono in down, che ho bisogno d'altro, non lo so, non lo capisco. Fatto sta che anche questo Doctor Strange non mi ha proprio gasato e da tirare di brutto, no? Tipo i trailer mi gasano sempre molto, però questo Doctor Strange mi ha un po' lasciato divertito, contento, felice, un bel film, mi sono passate un'ora e mezza, due belle ore, belle, tranquille, cioè non è un brutto film, assolutamente, credo che il problema sia dentro di me, non tanto nel film. Comunque, detto questo, il film è un ottimo film Marvel, è proprio, c'è un bel timbrone nelle chiappe Marvel, senza ombra di dubbio, la parte comica c'è, fa molto ridere, io ho riso parecchio, quindi mi ha fatto piacere. Certo, Benedict Cumberbatch non è Robert Downey Jr., però il personaggio lo ricorda parecchio. Tra l'altro potrebbe essere stato un ottimo Tony Stark, non ha sicuramente il carisma di Robert Downey Jr. Comunque le sue gag ci sono, qualcuna anche forzata, però fa talmente ridere che chi se ne frega, ci sta nel complesso. Il film ricorda moltissimo, come si è già detto ovunque nelle recensioni delle anteprime, Inception, ricorda vagamente Matrix, ci sono degli omaggi voluti o non voluti, non saprei, però insomma l'ispirazione è più o meno quella, ma timbro Marvel. Non è una grande confusione, certe cose non sono chiare perché andiamo sui multiversi, sull'universo, su creature interdimensionali enormi, insomma è una roba che alla fine diventa talmente grande che ve ne sbattete della sospensione delle credulità e comunque ci state al gioco, anche perché forse è uno dei più fumettosi in assoluto. Devo fare un paragone che magari a molti di voi farà storcere il naso, ovvero che nella parte finale mi ha ricordato enormemente Fantastic Four e Silver Surfer con l'avvento di Galactus. Non dico copia incollato, ma ho detto minchia, mi sembra proprio un déjà vu bestiale. Forse in positivo, ma boh, insomma, ho visto veramente tante similitudini. A me non è neanche dispiaciuto Fantastic Four e Silver Surfer, però insomma, diciamo che è stato un attimo di ok, dai, siamo sì sulla terra, rimaniamo sempre sul fumettone, quindi diciamo che è un enorme cinecomic proprio fumettosissimo, anche perché qua usano magie, mega stregoni, super effetti speciali e tutti sti paesi, ste silhouette, ste skyline che si rivoltano come dei calzini, girano su e giù, in basso, no, si arrozzano dei cingoli, insomma veramente figo questa cosa qui, molto bella, e ci sono talmente tanti effetti speciali, cioè diciamo che l'80% del film è basato sull'effetto speciale, che ogni volta si vedono i limiti perché veramente spingono a manetta. Ribadisco, ottimo, niente da dire, però ne vedete talmente tanti che dopo un po' vi abituate e tendete a vedere il difetto. Musiche ancora una volta vero, insipide, roba di una banalità bestiale, ma proprio una banalità, cioè proprio una roba che non capisco, cioè secondo me proprio loro vogliono non accompagnare i film della Marvel con delle musiche decenti. Ci sono usciti solo nel primo Avengers, se non ricordo male, che era molto James Bond 007 se vogliamo, ma era molto, forse addirittura non era neanche Avengers ma era Captain America The Winter Soldier, devo capire. Comunque insomma, al di là di questo, il film è godibilissimo, è per tutti, veramente per tutti. Credevo che fosse un po' più adulto se vogliamo, in realtà non è così, è un film per tutti in classico stile Marvel. Benedict Cumberbatch in versione Marvel mi ha un po' divertito perché sono parti che non sono proprio le sue, ma non che non riesca a farle, mi piace da matti lui come attore, però non l'abbiamo mai visto così Marvel, così light, così serio da un certo punto di vista, ma poi subito stemperare l'atmosfera di dramma, di mega distruzione, bla bla bla, con qualche gag che ribadisco ci sta e fa anche molto ridere. Rachel Adams a me personalmente come attrice piace, ma non ha mai fatto impazzire. Qui c'è poco, c'è veramente poco, un assaggino, e quando c'è è veramente una turbo figa bestiale, ma un momento ho provato proprio amore per questa attrice, ma al di là di quello c'è veramente poco. Per il resto funziona più o meno tutto, non è male. Matt Mikkelsen non è ne spinto molto, ma cioè non è colpa sua, ecco, lui è un cazzo di attore, però in questo film qui è stato un po' relegato al classico cattivo che si vede il giusto, però non vogliamo approfondire più di tanto perché siamo impegnati a vedere la vita di Stephen Strange.
Mi raccomando, rimanete dopo i titoli di coda. Ci sono due scene dopo i titoli di coda, una subito dopo i titoli di quelli fighi e poi una alla fine. Vi dico già una sorta di spoiler: la prima è quella più goduriosa, la seconda riguarda un ipotetico sequel di Doctor Strange, ma non c'è nessun altro personaggio Marvel Cinematic Universe, insomma è una sorta di epilogo finale di tutto questo film. Mentre nella prima, per chi non lo sa, c'è un bel personaggio, un bel collegamento, scena molto 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 divertente, bravissimi tutti. E quindi niente, anche questo 14esimo film è andato. La Marvel sta procedendo fortunatamente o sfortunatamente sulla propria strada, spero sempre che tenda a osare di più. Qui è un po' alzato la media se vogliamo, ma non esco gasato a manella da un po' di tempo, ok? Quindi speriamo in Guardiani della Galassia 2, perché è veramente lì si batte tanta ciccia, perché devono sparare veramente alto, perché il primo era talmente figo che il secondo dovrà essere molto più figo. Quindi speriamo con tanto gas e tanta attenzione. Mi raccomando, seguitemi, buttano Rovinani, questa è la mia recensione velocissima on the road. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sharate, condividete, Lega Nerd, Rovinani, Empire, Star Wars, tutto un sacco di casini nerd. Bella voi.